Siamo in compagnia con Andriana e buonasera. Una breve domanda riguardante le tue foto. Il significato, una piccola spiegazione. Cosa significa? Certo, allora io per questo evento di Livorno Artistica ho voluto portare sempre le fotografie che rappresentano una parte fondamentale della mia vita, ovvero il rapporto che ho con mio nonno. Infatti in questa foto, in una foto abbiamo il mio nonno ritratto e appunto le luci e le ombre mettono in evidenza la sua saggezza, la sua esperienza, mentre nell'altra appunto abbiamo un dettaglio di un'oliva che rappresenta praticamente il lavoro a cui ha dedicato una vita il mio nonno. E questo è una cosa fondamentale nel nostro rapporto, perché appunto lui mi ha insegnato fin da bambina tutte le tecniche e tutto quello che sta dietro a un lavoro così antico come lo stare dietro a un albero, alla natura e in questo appunto, nello specifico agli uccelli. E quindi appunto ho voluto rappresentare una cosa così personale, perché per me è fondamentale, la mia famiglia è fondamentale, quindi l'ho voluto rappresentare in questa occasione. Ok, la seconda domanda è questa: secondo te Livorno è artistica? Secondo me potenzialmente Livorno è artistica, però diciamo che secondo il mio punto di vista potrebbe tirar fuori molto di più, cioè dentro è molto artistica, però potrebbe appunto attraverso eventi, attraverso anche proprio la mentalità giusta, potrebbe valorizzarla molto di più, la sua parte artistica. Una terza domanda riguarda il futuro. Un argomento per i prossimi eventi in programmazione? Sì, un tema che a me piacerebbe affrontare insieme a tutti gli altri componenti di Livorno Artistica e altri artisti sarebbe l'autoritratto, proprio per vedere ognuno di noi cosa tira fuori attraverso la propria passione, proprio il tirar fuori se stesso attraverso quello che ama fare. Grazie. Grazie a voi. Ciao a tutti, siamo qui con Letizia Ribecai, che è autrice delle foto sopra. E Leti, ciao, raccontaci insomma delle tue foto. Allora, le mie foto sono due attimi rubati. Questa è una delle mie prime foto che ho fatto con la Colorpix. Sono affezionata a questa foto perché mi piace questo momento. Questa è la terrazza e qui siamo in baracchina bianca. Ok. E Leti, secondo te Livorno è artistica? Potenzialmente potrebbe essere artistica? Sì, secondo me sì. Ok. E invece dici una tematica che ti piacerebbe affrontare in un prossimo evento di Livorno Artistica? Ritratti. Okay. Ritratti e street photo. Ok. Sempre bianco e nero. Ok. Sì. Grazie mille. Ciao Leti. Ciao.